forse tra un anno, ma prima ho deciso che devo riprendermi fisicamente. Poi ci penserò. Il matrimonio è un altro stress, chissà quanti attacchi di panico avrò. Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello VIP 1, e il compagno Oliver Cracchi dovranno aspettare per pronunciare il fatidico sì. Il motivo è presto detto. L'ex ciocerà di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, sta vivendo un momento di particolare stress, e non ha nessuna intenzione di impelagarsi nei preparativi delle nozze. Proprio a causa degli attacchi di panico che si presentano negli ultimi mesi, la showgirl ha perso 10 kg. Mi è successo all'improvviso, ha fatto sapere a Nuovo TV. Da un momento all'altro non capivo più niente, pensavo di non riuscire a respirare, e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti di vita mi hanno creato stress. Ho fatto 4 traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio. Adesso ci siamo trasferiti a Foggia. Mi sono trovata spesso da sola. Anche perché lui si deve allenare tutti i giorni. Continua a leggere dopo la foto, ha perso peso in fretta, ho perso in fretta 10 kg. Ho sofferto di ansia come molte ragazze dalla mia età. Pesavo 57 kg e ora la mia bilancia ne segna 48. Ma mi sono ripresa, ad aiutarla un'amica e lo sport. Adesso sto meglio per fortuna. Però ho sempre paura che gli attacchi di panico tornino. Una mia amica mi ha invitato in palestra, assicurandomi che sarebbe tornato l'appetito. In effetti fare sport mi ha aiutata, sia fisicamente che mentalmente. È stata una grande terapia. Continua a leggere dopo la foto, in attesa di riprendersi fisicamente e cominciare i preparativi per il matrimonio, Alessia Macari pensa al lavoro. La giovane sogna di partecipare a uno show calcistico come quelli che il calcio o Tiki Taka, ma a breve, partirà per un tour in giro per la. Intanto in autunno la rivedremo a tale e quale show, dove parteciperà nel torneo dei campioni. La vincitrice del Grande Fratello VIP e il fidanzato hanno deciso di fare il grande passo dopo un anno di fidanzamento. Continua a leggere dopo le foto, la proposta è arrivata nel settembre del 2017. Il fidanzato, il calciatore tedesco Oliver Kragl, 28, aveva allestito una location da sogno per chiedere la mano alla Macari. Me lo ha chiesto, e ho detto sì, aveva scritto la showgirl italo-irlandese su Instagram. A corredo dell'annuncio, Alessia aveva pubblicato lo scatto della romantica serata trascorsa con il centrocampista, all'epoca giocava nel Crotone, mentre oggi nel Foggia. I due si erano immortalati seduti ad un tavolo a forma di cuore cosparso di petali di rosa.